Io, italiana d'origine, figlia di immigrati, sono andata in Salento per vedere con i miei occhi quello che succede veramente. Sono papà di Giorgio, scomparso per un sarcoma dei tessuti molli a cellule chiare, una patologia strettamente correlata all'inquinamento ambientale. Quello di mio figlio è un omicidio di Stato, perché ha permesso per anni di fare quello che ha fatto. Una cartina in mano con la mia strada, la mia zona, io ho segnato i casi di tumori degli adulti, dei bambini degli ultimi 10 anni e qui ci sono stata io, mio figlio, questa è la strada dove abito, poi abbiamo qui. Perché io porto la mia zona, il mio quartiere? Perché io sono nata e cresciuta lì, conosco la realtà. I PCB di cui si è parlato a proposito della discarica di Ugento sono, diciamo, degli interferenti endocrini e quindi, diciamo, hanno un impatto anche sullo sviluppo di patologie legate al tumore al seno. Oggi ho paura io per i nostri figli, per le future generazioni, perché ci stanno tanta gente malata di cancro. E un motivo ci sarà. Abbiamo usato tanti pesticidi in modo indiscriminato, senza controllo. A volte ce l'hanno anche consigliati gli agronomi, per esempio, ad usare una miscela di chimica, che alla fine sappiamo tutti, quando facciamo le miscele, facciamo una bomba nucleare. L'industria ha prodotto morti. Poi dopo è arrivata anche una centrale elettrica che doveva accendere il sud, invece ci ha spento. Quell'elettricità ci è costata sangue. Ci hanno bloccato i terreni e adesso non possiamo fare più niente. C'è l'inquinamento del carbone, cioè le polvere sottile. È una fregatura. E basta. Terra mia, non se tocca. E questo, diciamo, l'aspetto più aberrante del sud: negare la vita. C'era me.